Amici di Rustic Race, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi mi trovo a Miasino. Due dati al volo del percorso. Percorso lungo circa 2 chilometri, piatto, strappi, tecnica, c'è tutto. Adesso andremo a fare una preview insieme a Max Curio del percorso. Questa qui sarà la grande partenza. Qui con me Max Curio, organizzatore e nonché conduttore di CXC, programma di Mountain Bike Radio. Quando vuoi Max, we go. Ok, andiamo. Andiamo, questo qua è il rettilineo di partenza, che poi è un rettilineo che non è neanche troppo così lungo. Si parte e c'è subito, ovunque le curve sono già belle lunghe, belle larghe, scusatemi, ma qua c'è subito già un primo imbottigliamento dove sarà fondamentale partire bene. Il primo pezzo di questa gara si svolgerà interamente nel prato che vedete, con una serie di curve e curve e rilanci, tutto in piano. Il terreno, se non sarà troppo molle, è abbastanza scorrevole, ma è pur sempre un prato su cui pascolano le mucche o le capre. Ma cosa sono, mucche o capre qua? Pecore l'altra volta. Pecore, che quindi bene o male un pochino qui ci sarà un doppio. Ecco, qua ci saranno gli ostacoli che si possono fare in bici col Benny Hop, o meglio a piedi. Per correttezza sarebbe meglio farle a piedi. Ok, quindi un terreno duro, pieno di buche, che con la bici da ciclocross è, insomma, potrebbe essere più produttivo, ma allo stesso tempo senza gli ammortizzatori di una mountain bike qualche botta in più la senti. Detto ciò, è giusto anche fare un appunto su questa gara, comunque sulle gare amatoriali in generale dell'Entexain. Non sono gare facenti parte della Federazione Ciclistica Italiana, quindi si possono utilizzare le mountain bike, in quanto appunto sono gare amatoriali, e a patto che la larghezza manubrio non superi i 60 centimetri. Intanto qua continuiamo il nostro ghirigori all'interno di questo percorso bello largo, quindi anche la possibilità di superare abbastanza agevolmente gli altri concorrenti. Solito trucco, girare belli rotondi, largo chiuso, per evitare rilanci inutili da che spezzano gambe e fa perdere secondi. Adesso, finita la pacchia, si entra nel tecnico. Qua vedo uno strappo bagnato, dove io personalmente preferisco evitare di fare in bici. Salto giù, lo corro a piedi. Sarà dura farlo in bici, perché comunque siamo in inverno e gela, sgela, sarà bagnato, quindi con le gommine da ciclocross sarà difficile tenere dritta la bicicletta. Qua curva non tecnica, ma da gestire bene, quindi era meglio frenare non in curva, classici ABC della mountain bike. Qua rilancio, è un bello strappo che questo qua si riesce a fare abbastanza agevolmente in bici, ma in gara, dopo 7 passaggi, se se ne faranno 7, le gambe si faranno sentire. Comunque, ciclocross, personalmente parlando, grande allenamento per le altre discipline, niente figo. Qua contropendenza, sfiorare il paletto, stare bello interno, tagliarvi la curva. Qua si entra in Siberia, nel senso che è una parte che è da poco che al sole, che qua meglio stare interni,
scappa via con le rotine ciclocross, eh. Cioè, quanto se uno gira con la mountain bike, ma con la bici da ciclocross, con le gommine fini, meglio usare prudenza e tecnica. Via un altro strappo, spezza gambe. No, beh, adesso esageriamo, però dopo 7 giri e va che adesso si entra nel centro storico. Wow. Adesso stiamo entrando, vai pure Max. Adesso siamo entrati nel punto più storico culturalmente. Max, cosa dici a livello culturale? È un bel paese, è un paese del 1500. Poi si passa anche vicino alla piazza, quindi ci sarà anche molto pubblico che farà il tifo. Qua siamo nel vivo, nel centro storico di Miasino. Sì. Come potete vedere è rimasto quasi al 1500. Ma intanto l'abbiamo fatto la nozione storica, ci si è riposati un attimo in discesa. Si riprende a salire su uno strappo. Come lo chiami Max questo? Il? Piccolo Koppenberg. Piccolo Koppenberg? Guardate qua. Sul ciotto lato non vi facciamo mancare niente, come nelle Fiandre. Siamo al Tour delle Fiandre, cioè Max ha pensato a tutto questa gara. Guarda qui, mamma mia. Sarà una gara da uomini. Valido. Ok? E qua vedo degli scalini che anche a provarci mi passa la voglia di saltarli in bici, quindi giù a piedi si salta, qua sei già in direzione di saltare e via. Corsettina alla Fantozzi, la bersagliera, e di nuovo on mountain bike. Stiamo girando dietro la chiesa. Allora dai, qua largo, qua invece si taglia via, attenzione qua che scivola un pochino, ricordatevelo in gara, e qua è l'unico punto in cui si può ripigliare un attimo di fiato se rimane così. Bisognerà poi vedere gli organizzatori. Dopo esserci rilassati un attimo, rientriamo nel vivo di questo ciclocross. Entriamo in un pezzo tecnichino adesso con contropendenza, dove io francamente non sono ancora riuscito a saltare fuori. Wow, bella. Vi assicuro che con queste gommine qua da CX, ciclocross, è stato più pauroso che buttarsi giù dal ghiacciaio della mega Avalanche. Qua certo, avete visto ad esempio in questa traiettoria, semplicemente tagliandola un pochino, mangiare 2 metri all'avversario davanti a noi che ha optato per una linea diversa. Qua zona whip e siamo di nuovo nel prato con le gambe già stanche, in prova. Qui sarà l'arrivo. Wow, finita ragazzi, prova finita. Vi dico che io sono veramente felice perché è un percorso davvero ciclocross. Mi piacciono questo circuito che hanno messo in piedi i ragazzi di Xen Ciclismo, di B Lake. Prima abbiamo avuto occasione qualche settimana fa di essere a Moncrivello, dove ci siamo divertiti tantissimo, un sacchissimo. Ma anche questo qui è super super figo, particolare, totalmente diverso rispetto a Moncrivello, direi. Sì, diciamo che è un percorso bello misto, che va bene sia per le mountain bike e sia per le biciclette ciclocross. Cioè c'è il piatto sì, ma c'è anche il tecnico, dove uno può essere avvantaggiato e l'altro anche in diverse circostanze. Quindi secondo me è un percorso per tutti, provatelo. È vero, è un po' faticoso, però secondo me è un buon mix. Ricordiamo comunque che questa gara sarà amatoriale, quindi come abbiamo già detto prima, possono partecipare sia le mountain bike a patto che abbiano un massimo manubrio da 60
da massimo da 60 e che sempre qui in occasione della gara il buon Max ha pensato di interpellare i ragazzi del WWF. Sì, i ragazzi del WWF, poi come ho detto già prima c'era un noto marchio di bici che faranno le prove in loco delle e-bike e delle bici normali. Poi alle 10 alle 2 faranno un'escursione questi ragazzi delle bici, ci saranno altre associazioni che parteciperanno a questa area expo che ho allestito in fondo al prato, e se qualcuno vuole partecipare mi contatti e qualche spazio c'è ancora. Senza contare che mi dicevi che ci sono anche gli alpini con un bel po' di vin brûlé. Vin brûlé, cioccolata, torte. Torte, sì. Allora qui... Sì, poi tra le due manche avremo anche il ludico promozionale, quindi i ragazzini faranno un giro solo sul prato, non andranno nella parte tecnica e dalla parte della chiesa, quindi gireranno diciamo solo nel prato e poi rientreranno nel prato ancora e faranno un giro o due in attesa della seconda partenza. Perché, nel prato? Sì, in questo pratone, perché noi come società siamo una società che ha molto attenzione ai ragazzini e quindi vogliamo far avvicinare anche quelli più piccolini al ciclismo, alla mountain bike o comunque passare dei momenti insieme in mezzo alla natura. Detto questo, ringrazio chi ha sostenuto questo video, ossia Fastenup, azienda di integratori situata a Bergamo, ma che potete trovare tranquillamente online. Digitate in Google Fastenup. Dopodiché Lima Helmets, che ha messo a disposizione per questa gara degli sconti del 15% con un particolare codice a tutti i partecipanti. Hotel Meeting e Hotel Primavera di Stresa, con cui collaboro già come guida, che hanno sostenuto questo video e questo progetto. La Loretta del No Work Team di Arona, dove si possono noleggiare biciclette oltre ad acquistare, e anche lei organizza tour. Dopodiché, Max, abbiamo dimenticato ancora qualcuno? Ma io da parte mia vorrei ringraziare il Comune per il patrocinio, la Proloco, l'Associazione Alpini che comunque ci fornirà del vin brûlé e delle bevande calde, a Quadro, Tecno Car Garage, il Coq Beach di Pisogno, Fastenup comunque, e poi tutti quelli che ci aiutano e ci aiuteranno in questa manifestazione, anche le persone fisiche, tutti coloro che saranno presenti e avranno le maniche fatte su, che ci daranno una mano. Quindi da Miasino è tutto, oggi è una bellissima giornata di sole, speriamo che da qui a domenica resti sto tempo, e un saluto e un bacio a tutti. Ciao.